vi avevo promesso un video prima della pausa estiva e vi ho portato un video. È un video che ho fatto nell'escursione, se vogliamo chiamarla così, fatta a Val d'Obbiadene, in cui, oltre ad aver visto un bel po' di natura, ho anche avuto la possibilità di avere una prima volta, in quanto sono riuscito a vedere, appunto per la prima volta, cosa c'è dentro a un'arnia di api. Le api non stavano bottinando, come ci diceva il nostro amico apicoltore, quindi potevano essere un po' aggressive. E ho indossato la maschera da apicoltore, però alla fine non erano proprio così aggressive. Ecco le arnie e gli abitanti delle stesse, che non stavano bottinando, dunque potevano essere aggressive, come dicevo prima. Ma non lo sono state e hanno anche ricevuto delle coccole, virgolettate. Il fumo usato dagli apicoltori ovviamente non causa nessun problema alle api, basta non esagerare. Qui potete vedere la ricerca della regina da marchiare, che sembrava semplice anche grazie all'amico apicoltore di vecchia data ed esperienza, invece si è rivelata un po' più difficoltosa dato che la regina si nascondeva continuamente e non si riusciva a pigliare per marchiare. Marchiare è una parola che fa venire cattivi presagi ad alcuni di voi. Diciamo che le api regine sono semplicemente segnate sul pronoto. In questi telai c'era anche un bel po' di miele ed è stato assaggiato da chi ama il miele e io non sono tra questi. Perché si marchiano le regine? Proprio perché siano più semplici da trovare e che l'operazione sia molto più veloce, dato che nelle 1000 operazioni che si devono eseguire per mantenere sana un'arnia, c'è anche quella di spostare la regina, quindi la marchiatura è un'operazione fondamentale. Il colore con cui si marchia la regina è ben preciso e dipende dall'ultimo numero dell'anno in cui è nata. Per il 7 il colore è il giallo. Questo era il rumore che risuonava. Quella che vedete al centro è una cella di regina fatta molto diversamente rispetto alle celle delle operaie e anche alle celle dei fuchi che sono più grandi di quelle delle operaie. E se avete un buon occhio potreste anche aver visto qualche fuco in giro. Dopo aver visto le arnie e le api e aver marchiato la regina, siamo partiti per fare una passeggiata e arrivare alla malga in cui ci siamo rifocillati e abbeverati, come era giusto che fosse, dato che eravamo nel luogo del Prosecco Doc. Non potevo esimermi dall'assaggiare un po' di quel prosecco. Ho fatto anche altre foto che ho pubblicato e continuo a pubblicare su Instagram e su Telegram. Quindi se volete vederle vi basta entrare anche in questi social, i link li trovate in descrizione. I video e le rubriche canoniche del canale si fermano, però continuerò a fare delle escursioni, quindi vi terrò aggiornato sui social, sia su Instagram, Telegram e anche su Facebook, dove continuerò comunque a pubblicare e a darvi la programmazione solita della mia pagina. Noi ci vedremo il prossimo autunno e sono sicurissimo di vedervi ancora più verdi.